Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buonasera e bentornati ad Eccellenza On Air. È passata un'altra settimana, è cambiato qualcosa lì su in alto alla classifica con l'Avezzano che allunga dopo il pari del Giulianova e ovviamente dopo la vittoria in casa dei biancoverdi, ma classifica che bene o male è sempre la stessa con le prime quattro soprattutto che si danno battaglia, ma l'Avezzano insomma con il vantaggio sul Giulianova e soprattutto quello molto più corposo sull'Aquila e Torrese sembrerebbe tra virgolette indirizzato alla vittoria di questo campionato, ma mancano davvero tante giornate. Parleremo di questo ma anche di altro in questa puntata del sabato sera di Eccellenza On Air a 24 ore circa dalla prossima giornata. Io vado a salutare immediatamente gli ospiti di questa sera. Un saluto a Giulio e Torre da Giulianova e soprattutto il principale rappresentante di quello che storicamente è un memorial importante sotto l'aspetto del settore giovanile, che è quello di Emilio Della Penna. Ciao Giulio, grazie per l'invito e benvenuto ad Eccellenza On Air. Buonasera a tutti, grazie a voi. Grazie a te davvero Giulio. Il secondo ospite invece è un allenatore che è tornato sulla panchina della sua squadra dopo un periodo iniziale un po' difficoltoso, ma storicamente credo sia uno dei più preparati per questa categoria e non solo, e lo vado a salutare, gli do il benvenuto perché anche per lui è la prima apparizione in questa rubrica di Eccellenza On Air. Un saluto e un abbraccio a Fabio Iodice, allenatore del Penne. Ciao Fabio. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Come stai innanzitutto? Bene, dai, bene, cominciamo a pensarci alla parte di domenica, però diciamo che stiamo bene. 5 vittorie su 6 gare, se non erro, vero? Sì, nel girone di andata sì, 5 vittorie e una sconfitta all'Aquila. E quindi diciamo che il percorso è estremamente positivo, dal tuo ritorno le cose si sono messe a posto, però poi andremo ad analizzare per bene questo periodo. Fammi ringraziare il presidente che ti ha permesso di essere qui con noi. Noi ovviamente passiamo prima per le vie societarie e poi andiamo ad ingaggiare, consentitemi il termine, l'ospite delle serate che si vanno a susseguire. Grazie davvero a Fabio Iodice. Un ritorno, eccolo qui, il direttore sportivo della Bagica Novastro Marina, Gianluca Senese. Ciao Gianluca, bentornato a te, buonasera. Ciao, buonasera a tutti e buona trasmissione. Come stai innanzitutto? Insomma, si viene da una sconfitta, però insomma la squadra ha voglia di reagire. Sicuramente. Purtroppo la partita di domenica sono stati un po' sfortunati, però chi sta che giochi contro una grande squadra come l'Aquila e non posso dire. Il mister l'ho visto tranquillo anche dopo la sconfitta, però insomma come hai detto tu si andava a confrontarsi con una squadra davvero forte. Un gradito ritorno, grazie intanto a Gianluca, un gradito ritorno anche ad Angelo Liberatore, inviato per Rete 8 Sport soprattutto per quel che riguarda la zona aquilana, e lui è un giornalista della QTV che segue da tanto tempo non solo questo sport, non solo questo campionato, ma davvero tanto altro. Nelle ultime settimane la palla ovale ti ha tolto un po' del tempo, però insomma sei sempre qui. Grazie Angelo per essere presente. Grazie a te Lorenzo, sono tornato ad accogliere con molto piacere l'invito. Dicevi bene, non solo calcio, anche rugby, ma quando c'è il tempo più che volentieri sono qui in trasmissione per parlare di quello che poi succede domenicalmente sul campo, in particolare al Gran Sasso a Concia, quindi ancora grazie, e poi in proseguo di trasmissione faremo un po' il punto in casa rossoblù. Sì, analizzeremo un po' tutto, non solo per quello che è successo domenica, ma quello che sarà anche il prossimo turno e quello che è accaduto in settimana, perché sicuramente avrai delle informazioni ufficiali da darci su quella che è stata la settimana dell'Aquila 1927. Un saluto e un bentornato anche a Daniele Berardi.
giornalista del centro che con tanta passione e anche ovviamente per una questione lavorativa segue questo girone abruzzese. Ciao Daniele, so che hai pochissimo tempo, un saluto innanzitutto e poi andremo a farci una bella chiacchierata. Ciao Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti i tuoi ospiti e ovviamente anche ai telespettatori che ci stanno guardando. E allora guarda, parto subito da te, che cosa ci sta dicendo questo campionato soprattutto nelle ultime settimane e soprattutto anche perché veniamo dal primo trofeo, dalla prima finale giocata che ha assegnato la Coppa Italia regionale di eccellenza all'Aquila 1927 dopo aver battuto il San Buceto per 1-0. Che mi dici su questa finale, ma soprattutto su quello che è accaduto prima e quello che può accadere in futuro? Beh, anzitutto quella partita ci ha detto il 3 di unione è stato il Fadini, no? tra campionato e Coppa, che praticamente tre giorni prima era stato teatro della vittoria del Giulianova, poi tre giorni dopo ha ospitato invece l'Aquila, che era una prova importante, no? Più a se stessa che ad altri, no? Perché una squadra che aveva tante, tante potenzialità, ha vinto una battaglia, il San Buceto se l'è giocata e tra virgolette si è anche rimessa in corsa su due binari, no? come sappiamo, per cercare di arrivare poi a quello che era l'obiettivo di inizio campionato, certificando sia la qualità della propria rosa, ma anche, come dicevo prima, un po' di autostima, no? È vero che alzi un trofeo, ma anche è vero che torni anche in pista, no? sei più sicuro di te, hai tra le mani qualcosa, la metti in bacheca, poi ovviamente se guardi in alto ti rituffi a quello che c'è la domenica, ecco, la classifica sorride un po' meno. Su questo lasciami dire una cosa, cioè è vero che il Fadini era stato teatro della vittoria del Giulianova, è anche vero che però poi l'Avezzano ha dato una grossa risposta, no? Sì. Se ci si aspettava, ecco, ci si aspettava che magari quella partita potesse sgretolare un po' le certezze di una squadra che fino a quel punto non aveva mai perso, la risposta c'è stata. Sponda Giulianova, è vero che è una squadra che il suo campionato, tra virgolette, l'ha già vinto, no? Anche il fatto di poter mettere i bastoni tra le ruote a chi è più sopra di lei, è anche vero che adesso, domenica, la risposta devono dare le giallorosse. E anche perché diciamo che io personalmente sotto l'aspetto delle ricadute psicologiche non mi aspettavo un Avezzano in disarmo, anzi soprattutto perché considerando che ha una rosa oltre che forte tecnicamente esperta sotto l'aspetto dell'esperienza, appunto dei tanti anni vissuti in questa categoria, forse, ecco, ripeto, io non mi aspettavo uno strascico dopo la gara di Giulianova, anche se la gara dell'Avezzano insomma è stata sbloccata quasi alla fine, quindi qualche difficoltà sicuramente l'ha incontrata, Daniele. Ma sì, io per quello che si è visto inquadrerei un po' la partita del Fadini anche come una sfida a sé, no? C'era una chimica particolare nell'aria, un pubblico davvero di categorie, di due o tre categorie superiori forse, sì. E anche quello secondo me è inciso, lo ha detto anche Torti dopo la partita, di fatto però quando l'Avezzano scende in campo e lo ha fatto sette giorni dopo è tornato ad imporre quello che è un po' il suo spessore, no? La chimica che c'è nell'aria quando una grande squadra ti fa il forcing fino alla fine, cerca di vincere in tutti i modi, poi l'Avezzano mette in campo anche questo, no? Che ti aiuta ad arrivare ai tre punti in un modo o nell'altro. A Giulianova non è successo per tanti motivi, anche per merito della squadra di Cerasi che ci ha creduto fino alla fine, col Casalbordino sì, ovviamente per differenze magari di valori tecnici, ma anche perché di fatto è una rosa che ha ben chiaro l'obiettivo, e quello del Fadini possiamo inquadrarlo secondo me a meno di ribaltoni come un incidente di percorso. Assolutamente. A proposito di Giulianova, torno da Giulio e Torre. Giulio, insomma, si riparte, no, con questo memorial che ovviamente dà tantissimo spazio ai ragazzi del settore giovanile di squadre importanti, perché poi andremo a vedere che insomma la partecipazione è arrivata davvero a tutti e tutti hanno risposto di sì in una manifestazione che storicamente appunto dà tanto spazio ai giovani e che soprattutto dà lustro a una città che per quel che riguarda il settore giovanile ha fatto la storia del calcio abruzzese e non solo, Giulio.
Sì, finalmente, come hai detto tu, Lorenzo, si riparte dopo questi 2 anni purtroppo passati in pandemia. Siamo arrivati all'ottava edizione, sarebbe stata la 10ª appunto senza questi 2 anni di stop. Sembra che vada abbastanza bene, c'è grande voglia di ricominciare, è un torneo ormai penso abbastanza affermato anche a livello nazionale, parteciperanno tante squadre. L'ultima edizione del 2019 abbiamo ospitato ben 154 squadre, sì. E interesserà un po' Giulianova come, diciamo, come centro del torneo, però anche dei comuni limitrofi tipo Tortoreto, Alba Adriatica. Nell'ultimo anno abbiamo usato anche gli impianti di Martinsicuro, di Nereto, insomma è una manifestazione abbastanza grande, che spero che quest'anno, ecco, riparta nel migliore dei modi. Dal 15 al 18 aprile, giusto Giulio? L'abbiamo visto anche in un video di presentazione appena passato in video. Quali saranno i territori in cui andrete a giocare e soprattutto gli impianti utilizzati per questa manifestazione? Gli impianti in questo momento preciso non so dirlo, perché comunque ancora adesso arrivano adesioni, quindi dipenderà sicuramente dal numero di squadre iscritte. Ripeto, io credo che andremo ad utilizzare degli impianti anche fuori dal comune di Giulianova, come può essere Alba Adriatica, come può essere Martinsicuro, come può essere Nereto. Dipende molto dal numero delle società che partecipanti, che quest'anno a cui quest'anno abbiamo aggiunto tante professioniste, quindi abbiamo cercato di alzare ulteriormente il livello del torneo ospitando squadre come Ascoli, Pescara, Bologna, Sampdoria, Genoa. L'ultima adesione proprio di ieri è stata quella del Parma, dando quindi un po' la possibilità. Una risposta importante anche da parte delle squadre professionistiche in questo momento delicato, ma prima o poi bisognava ripartire, ed è giusto ripartire dai ragazzi, dai più piccolini, Giulio. Sì, cerchiamo appunto di dare una speranza a tutti con il primo torneo dopo questa fase in cui abbiamo sofferto tutti, ma in particolare penso io i bambini, in questo caso i piccoli calciatori, che sono stati costretti ad un fermo lungo e pesante, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ecco, speriamo di ridare un po' di allegria, di divertimento, di fair play in questo tipo di manifestazioni. Anche perché l'abbiamo sempre detto, a quell'età, insomma, l'aspetto sociale di questo sport può fare la differenza dopo troppi giorni, anzi troppi mesi, se non troppi anni, rinchiusi dentro casa a smanettare così con gli apparati tecnologici che hanno tolto un po' di felicità, di tranquillità a questi ragazzi che possono tornare all'aria aperta. Giulio, a proposito dell'organizzazione invece, qual è la difficoltà più grande da dover affrontare, non solo per quello che riguarda il protocollo anti-Covid, ma anche perché sappiamo benissimo che poi intercettare le strutture e organizzare un movimento del genere non è facile, non è cosa di tutti i giorni? Guarda, ti dico molto sinceramente, con la voglia che abbiamo di ripartire non c'è difficoltà che tenga. Cioè abbiamo talmente tanta voglia di ripartire che supereremo tutto. Certo è che questa manifestazione in particolare per noi ha assunto un ambito molto grande, e quindi la facciamo in collaborazione con l'agenzia Sporting Tour, che ci dà una grossa mano per quanto riguarda l'organizzazione proprio sul campo, perché altrimenti da soli non saremmo riusciti a strutturare una manifestazione così grande. Ti volevo precisare pure che le categorie riservata
alle categorie dagli esordienti in giù, quindi parliamo proprio di ragazzini piccoli dal 2009 in sotto. Ritornando al discorso di prima, sono probabilmente quelli che hanno sofferto di più in questo periodo di fermo, e quindi ecco, cerchiamo, come ho detto prima, di ridare un po' di gioia e di divertimento a tutti. Giulio, te lo chiedo, io lo conoscevo, insomma, la sua storia calcistica ha fatto la differenza proprio all'interno dei settori giovanili. Emilio Della Penna, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere l'allenatore più vincente proprio per quel che riguarda i campionati a livello giovanile. Però qui davvero alzo le mani, correggimi e chiedo scusa alla memoria di Emilio se ho detto qualche stupidaggine. No, assolutamente no, hai detto la verità. Emilio, noi nel nostro piccolo a Giulianova abbiamo vinto 10 titoli nazionali tra allievi juniores e Berretti, e mister Emilio è stato quello che da mister ne ha vinti di più, perché ne ha vinti 5 sì. nel corso della storia. Poi soprattutto è stato il primo che a Giulianova ha istituito la scuola calcio nel 1983, da cui sono usciti tanti ragazzi che hanno fatto i calciatori, ma soprattutto tanti ragazzi che sono diventate brave persone. E allora Giulio, guarda, anche perché la storia di Della Penna è una storia importante, a me fa piacere avere qui ovviamente mister Navigati, ma anche e soprattutto dei giovani giornalisti, e allora ne approfitto, è una sorta di preghiera per Daniele e per Angelo, veicoliamo questo bel messaggio di questo memorial che fa ripartire il calcio giovanile, ma soprattutto ricorda una figura importante e fondamentale, e chissà anche l'interesse di qualche addetto ai lavori che potrebbe andare a cercare col lanternino qualche piccola, media o grande speranza del calcio del futuro. Che dici, Daniele? Assolutamente sì, tra l'altro avete detto praticamente tutto voi, no? In un momento così avere negli occhi anche la semplice passione, ma anche la possibilità di far divertire questi ragazzi, soprattutto di farli respirare un po' di libertà, no? è il sale di tutto. Poi se a questo aggiungiamo lo spessore anche storico, no? Di tradizione di una manifestazione così, diventa davvero... davvero difficile non veicolare un messaggio del genere. Certo è che arrivati a questo punto, ecco, ci auspichiamo che la partecipazione sia importante, ma ripeto, non soltanto da un punto di vista strettamente calcistico, sì, quanto proprio umano, no? come dicevamo anche prima, andarsi a confrontare, Angelo, no? Creare questa sorta di competizione però positiva per i ragazzi, ma competizione diretta, face to face, occhi negli occhi, mentre invece forse negli ultimi periodi i giovani si sono confrontati su uno schermo, no? Nulla da togliere ovviamente a questa situazione, però la gara vera e propria sul campo ci racconta altro. Guarda, Lorenzo, si è detto tante volte bisogna ripartire dallo sport, lo sport è importante per ritrovare la normalità. Ecco, io credo che in questo caso si sia fatto il passaggio dalle parole, dall'organizzazione ai fatti veri e propri. Poi lo diceva bene Giulio e Torre, si parla di ragazzi giovanissimi, non solo per la categoria calcistica, e quindi diventa ancora più importante fare questa esperienza, ancora più importante, più arricchente in un momento storico come questo, dove c'è stato davvero un contrarsi quasi completo di quelli che sono i rapporti sociali reali, come dicevi giustamente tu, dove invece il virtuale ha preso il sopravvento. Invece questi giorni, poi a cavallo della Pasqua, potranno essere importanti da un punto di vista sportivo, sì, ma ancor più da un punto di vista, appunto, di aggregazione sociale. Il fatto poi che ci siano risposte positive in fatto di partecipazione da parte di compagini di Serie A, di Serie B, qualifica ancora di più in maniera positiva quella che è la manifestazione, l'impegno degli organizzatori. Insomma, davvero credo ci siano tutti gli ingredienti perché si possa parlare in maniera più che positiva di questa esperienza, e poi appunto nel lungo periodo magari qualche giocatore, qualche giovane giocatore che si è fatto
conoscere sui campi del Memorial della Penna possa magari anche avere una carriera luminosa, però ad oggi diciamo l'importante è farli crescere e farli divertire. A quell'età infatti diventa un po' più secondario l'aspetto del risultato, che poi però naturalmente è importante anche uscire dal campo con un sorriso, ma lì capita sia che si vinca sia che si perda, sono sicuro. Grazie, grazie Angelo. Giulio, io ti ringrazio perché mi hai detto prima di partire con la nostra diretta non farmi parlare del Giulianova perché potrei dire no, cose errate. Solo perché non l'ho visto ci mancherebbe, quindi non sono competente in materia. Ascoltami, prima di salutarti e di ringraziarti per questa tua partecipazione, ricordaci e ricordami soprattutto le date, ovviamente, il parterre di quello che sarà appunto la partecipazione ufficiale. Ricordami le date perché faccio partire proprio il video con i simboli delle squadre più importanti che parteciperanno a questo Memorial. Sì, allora si terrà dal 15 al 18 aprile prossimo, quindi il cavallo della Pasqua. Le categorie sono quelle dagli esordienti in sotto, quindi esordienti, pulcini, primi calci, piccoli amici. Le squadre, tra virgolette, importanti che parteciperanno sono l'Ascoli, Pescara, Bologna, Sampdoria, Genoa, Parma. Io ci tenevo a dire un'altra cosa importante dal punto di vista tecnico, però ci tenevo a ribadire un concetto, cioè è una forma di divertimento, soprattutto a questa età. Tant'è vero che noi la mattina del lunedì 18, che è l'ultimo giorno, faremo giocare tutte le squadre. Per assurdo anche la penultima contro penultima, ma farà una finalina in cui saranno premiati tutti i ragazzi con la coppa e le medaglie, appunto per sorpassare e dare un senso di socialità, un senso di aggregazione oltre che al senso sportivo della manifestazione. Perfetto, grazie di cuore a Giulio e Torre per questa partecipazione, per ricordarci l'appuntamento del Memorial Emilio della Penna, edizione numero, Giulio? Purtroppo l'ottava, se non ci fosse stato il Covid saremmo alla decima. Però vabbè, avete recuperato alla grande, complimenti. Speriamo. A te, agli organizzatori ovviamente e a tutti quelli che parteciperanno, non solo i calciatori, gli accompagnatori, ma io spero anche tanto pubblico, perché in quel periodo, toccando ferro, dovrebbe esserci una restrizione diversa rispetto a quella che stiamo subendo in questi giorni. Grazie Giulio, è stato un piacere, poi e te ci risentiremo in prossimità proprio del periodo pasquale del 15, per chissà organizzare qualcosa anche di più carino, ok? Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. Grazie Giulio, buona serata e ci aggiorniamo. Allora, torno da Daniele Berardi perché avevo promesso a lui di sganciarlo dopo qualche minuto, ovviamente gli impegni di lavoro devono essere rispettati, no? Daniele, prima di lasciarti andare, secondo te come finirà questo campionato, non solo in testa ma anche lì in fondo, perché stasera insomma con noi ci sono Fabio Iodice e Gianluca Senese che sicuramente hanno voglia di ascoltare le tue impressioni e le tue previsioni, se così le posso chiamare. Allora, ti ringrazio per la domanda. Diciamo che in testa mi ero già espresso, no? Sì. Qualche settimana fa, resto bene o male convinto dell'idea che difficilmente l'Avezzano possa, diciamo, perdere questo campionato, magari la Marsica staranno facendo gli scongiuri, però è una squadra che ha già dimostrato ampiamente, secondo me, di avere i mezzi per poter arrivare in fondo. Cosa diversa lì sotto, no? Perché se c'è una cosa, secondo me, davvero molto molto bella di questo campionato è che tra praticamente l'Angolana e il Ponte Comano, che hanno 28 punti, e la zona playoff, ne passano praticamente 7, no? Per cui è molto difficile fare previsioni su questo e dire in un senso o nell'altro sei al sicuro o vedi playoff. Per cui secondo me se c'è una cosa difficile da dire è chi scenderà, a parte
il Villa, che secondo me è un po' tirato i remi in barca, ma neanche troppo, no? Perché è una squadra che sta dando filo da torcere, e poi soprattutto c'è anche il Casalbordino, che ha cominciato a riprendersi dopo un periodo molto molto complicato, ha cambiato tanto. Per quanto riguarda il resto è davvero tutto aperto ed è molto interessante, perché la lotta per non retrocedere poi si va ad incrociare con quella per vincere il campionato. Basti guardare le partite di domenica, e anche lì è tutto apertissimo. Faccio un esempio: Ponte Romano Avezzano. Il Ponte Romano ha 28 punti, 20 ne ha fatti in casa. È una partita apertissima, contrariamente rispetto a quello che dice la classifica. Per cui, in fondo, secondo me è davvero tutto da vivere questa seconda fase di campionato. Con Mister Piccioni, che la settimana scorsa, insomma, si è sfogato un pochettino, perché nel momento in cui si va a giocare a Ponte Romano, poi spesso e volentieri si sente nelle interviste post gara: ma qui è difficile giocare a calcio, non è calcio. E allora lui ha voluto sottolineare che quel campo, giustamente, loro ci si allenano, però alla fine mette in difficoltà anche la squadra giallonera, perché confermo le doti tecniche di tanti elementi nella rosa del Ponte Romano, ed ovviamente il tutto mette in difficoltà gli stessi giocatori della formazione, in questo caso di casa. Adolfo Cichella, ti saluto, perché insomma sei entrato nel momento in cui stavamo dibattendo con Giulio e Torre. Tu che impressione hai? Perché è vero che tra virgolette sei fermo, sei ai box, però ti si vede spesso nei campi di eccellenza e non solo. Innanzitutto buonasera a tutti quanti, scusate sono entrato in ritardo. Il campionato di eccellenza è combattuto come d'altronde tutte le annate. Mi sembra che quest'anno ci sia un particolare equilibrio nel centro classifica, le squadre, c'è ancora una lotta apertissima sia per quanto riguarda i playoff sia per quanto riguarda i playout, vedo le squadre ci siano veramente pochi punti di differenza. Ho visto quasi, come ti ripeto, sono in giro per vedere le partite, giustamente come debba fare un allenatore che vuole esercitare questo mestiere. Ti ripeto, ci siamo sentiti anche l'altra volta, quest'anno dal mio punto di vista il campionato è particolarmente equilibrato, tranne le corazzate. Da qui alla fine i risultati saranno sempre tutti quanti in bilico. Adolfo, sicuramente... scusami se ti interrompo, faccio vedere la classifica, perché dai 35 punti del Lanciano e i 28 in questo caso di Angolana e Ponte Romano ci sono solo 7 punti. Quindi con i 35 del Lanciano, anche se qui la matematica però esclude la formazione di Pasculli dalla griglia playoff per una questione di distacco ovviamente con le altre, però ecco, questa è una classifica cortissima, per assurdo, visto lo stato di forma del Penne, e poi ci andremo da Mister Iodice, qui nulla è scontato, nulla è perduto, anche per chi come la Baggicalupo Vasto Marina è a quota 26, Adolfo. No, ma guarda, il campionato, come ti dicevo, è equilibratissimo. Mi sembra l'Angolana dal Penne, che sta risalendo in modo esponenziale, faccio i complimenti tra l'altro a Iodice, che da quando è tornato veramente ha un ruolino di marcia importante, ma anche la stessa Angolana, che si trova in una situazione particolare, ha tutte sia le carte in regola, sia per fare dei risultati importanti, un filotto di partite, ma nello stesso tempo deve stare molto attenta, guardare in basso, perché il campionato, secondo me dalla stessa Alba Adriatica in giù, sono tutti in lotta, sia per un obiettivo playoff, sia per un obiettivo playout. È complicatissimo, le partite sono tante, secondo me la condizione fisica in questo momento è importantissima, ma soprattutto bisogna saper affrontare, bisogna rendersi conto effettivamente di dove ci si trova in classifica, perché io penso che qualche squadra magari che aveva altri obiettivi si trova invischiata in una lotta per la retrocessione che poi diventa problematica. Sì, sono d'accordo con questa analisi. Mentre il Ponte Romano, voglio dire, era magari ha fatto un campionato, voleva fare un campionato magari tranquillo e sa cosa aspetta, magari qualcun altro non lo pensava in questo senso. Non so se sono stato chiaro. No, chiarissimo.
Chiarissimo, chiarissimo, Adolfo. Mister Iodice, Fabio, insomma, ho detto c'è speranza per tutti. Ovviamente voi siete partiti ad inizio stagione per un campionato diverso, diciamocela tutta, poi tante difficoltà, il tuo ritorno e da lì è cambiato un po' tutto. È vero che è cambiata anche la rosa, no? Con giocatori che evidentemente hanno dato qualcosa in più o che avevano già qualcosa in più, però la classifica per ora non è bellissima, ma abbiamo detto qualche secondo fa che con un paio di vittorie, anche se tu ne hai inanellate 5 su 6, si può sognare qualcosa di diverso. Ma sicuramente dal ritorno stiamo facendo bene. Noi all'inizio abbiamo avuto tanti problemi. Ma perché, Fabio? Te lo chiedo apertamente, guarda, quali sono stati secondo te i primi segnali di negatività per quella prima parte di stagione? Allora, noi siamo partiti il primo di agosto, praticamente il giorno dopo abbiamo avuto problemi col Covid, abbiamo avuto sette ragazzi fermi per 25 giorni e là si sono aggiunti tanti infortuni, quindi poi sai meglio di me che quando poi i risultati non arrivano, infortuni, l'ambiente... comincia a reagire male e è successo quello che è successo praticamente. Io dopo e perché Penne, Fabio, Penne storicamente ha sete, ha fame di categorie importanti e di campionati importanti e di ma livello. Guarda, Penne io credo che sia una delle piazze più importanti a livello dilettantistico. Levate le grandi piazze Avezzano, Chieti, Giulianova, L'Aquila, credo che poi ci sia Penne, quindi è una società, è un paese che piace il calcio, vive il calcio tutti i giorni, se, durante la settimana al campo viene gente a vedere allenamenti, quindi la vivono tutti i giorni, quindi i problemi che ci sono stati ci hanno portato a avere questo tipo di classifica. Chiaramente poi la società ha dovuto fare delle scelte nelle prime giornate e poi chiaramente è successo, è continuato con i risultati negativi. Poi a dicembre sono tornato e la società ha messo a disposizione, ha avuto rifare la squadra, anche se abbiamo cambiato 4-5 giocatori. Chiaro che dal ritorno veniamo da 6 vittorie, neanche 5, perché ne abbiamo fatta una con Casal Bordino in casa, poi abbiamo pareggiato a Ponte Romano e poi abbiamo avuto la sconfitta a Giulianova, l'ultima giornata di campionato, dell'andata. Però da là chiaramente è cambiato qualcosa, ma pure Fabio, i ragazzi stessi. Questo della seconda parte, diciamo così, della tua storia sulla panchina del Penne, è stato il ruolino che ti aspettavi oppure immaginavi qualche ruggine non solo nelle gambe ma anche nella testa che potesse impedire una risalita, una striscia positiva? Perché quello che fa impressione e dimostra e conferma l'equilibrio di questo campionato: ne hai vinte 5 sulle ultime 6, eppure la classifica dice che il Penne è a quota 27 e quindi purtroppo in piena corsa play-out. Ecco, pensare di dover fare di più è deprimente oppure quello che avete fatto ti dà lo stimolo per continuare la corsa? No, ma deve essere da stimolo. E come ha detto il mister prima, è un campionato, l'eccellenza è stato sempre così, un campionato... strano, soprattutto nel girone di ritorno, quindi chi conosce questo campionato sa che nel girone di ritorno ogni partita è difficile, quindi chiaramente con i risultati che stiamo facendo ci dà ancora di più la voglia di continuare, perché lo sappiamo che ancora la classifica è quella che è, quindi mancano 11 partite, ci stanno tanti punti a disposizione e sicuramente ce la giocheremo fino alla fine, ma come ha detto il mister, questo è un campionato strano, un campionato che può succedere di tutto, dal Bacigalupo che sta un punto dietro a noi a arrivare a Lanciano, certo. Ma lo stesso Casal Bordino che comunque sta dietro, però comunque una squadra rifatta completamente, una squadra rifatta da capo, quindi ancora è dura, quindi i punti sono tanti a disposizione e sicuramente sarà da lottare tutte le partite. Direttore Senese, insomma, ha parlato del Casal Bordino, Fabio Iodice, classifica alla mano, insomma, 13 punti di distacco tra il Casal Bordino stesso
è la vostra squadra. Questa rivoluzione dei giallorossi del padron Santoro fa un po' paura, oppure credete che ormai questo distacco sia definito e vi lascia una tranquillità maggiore rispetto a quello che poteva essere l'inizio del campionato? No, la tranquillità, come diceva il mister Iotice, non c'è mai in questo. Non c'è mai, perché il girone di ritorno è un altro campionato. Il Casalbordino ha fatto una bella squadra. Conosco bene il presidente Santoro, è un tipo molto ambizioso e penso che fino alla fine se la giocherà. Voi invece, soprattutto in questa settimana, siete balzati agli onori della cronaca per questo impegno massiccio di giovani ragazzi anche in prima squadra. E allora ti chiedo, la salvezza credo sia l'obiettivo primario innanzitutto, poi però in secondo piano, in seconda posizione arriva questa valorizzazione dei giovani? Sì, vabbè, l'obiettivo della società a inizio campionato era la salvezza, non ci nascondiamo che è la salvezza, e valorizzare tanti giovani del settore giovanile, che la Bace Calupo ha un bel settore giovanile. Infatti, se vedete, ogni settimana giocano sempre ragazzi del 2004-2005. E quindi credo che sia appunto questo un bel riscontro che avete avuto negli ultimi periodi per l'impiego di tanti ragazzi provenienti dal vivaio. Gianluca, secondo te qual è la squadra che prima o poi, da qui a qualche giornata, si tirerà definitivamente fuori dalla lotta salvezza, dalla griglia dei play-out? Una squadra che forse è partita zoppicando, ma che poi con i valori in campo si tirerà assolutamente fuori. Secondo me il San Buceto ha un'ottima rosa e alla lunga uscirà dai bassi fondi di classifica. E poi altre squadre, bene o male, siamo tutti sullo stesso piano. Sono tutte squadre giovani e comunque sarà dura. Nelle ultime 11 partite sarà veramente dura per tutti. Allora vi faccio vedere il prossimo turno con la Baggi Calupo che andrà a Capistrello su un campo storicamente ostico per tutti, mentre il Penne di Fabio Iodice se la vedrà con il Cupello che era partito in modo straordinario, 7 vittorie su 7, poi la caduta a Spoltore, poi la formazione ha cominciato a balbettare e quindi si trova in classifica in un'ottima posizione, ovviamente a quota 32 punti, però anche qui, ritornando al discorso di una classifica corta, e vado da Angelo Liberatore, sempre antenne dritte, perché possono arrivare davvero risultati che andrebbero a sconvolgere una classifica, ripeto, cortissima. Assolutamente Lorenzo, ma è stato anche già detto nel corso degli interventi, nel campionato di eccellenza abruzzese ogni partita fa storia a sé, ogni squadra comunque domenicalmente trova gli stimoli, anche diciamo quelle che possono essere più tranquille, che poi tranquille però non sono, perché se vai a vedere la classifica, ed è stato detto, c'è una forbice molto molto piccola di punteggio tra le squadre che diciamo sono a ridosso della griglia playoff. Lo hai detto bene tu, il Lanciano d'oggi sarebbe comunque fuori per via del troppo distacco nei confronti del Giulianova, e poi andando a vedere lì giù comunque non c'è troppa differenza di punteggio. Lo stesso Cupello, per stare anche su quello che accade con l'Aquila, 6 punti li ha fatti proprio con i rossoblù all'epoca di Giampaolo e poi in una delle ultime partite con già Sergio Lore in panchina. E dimostra appunto questo, che non ci sono partite né facili né scontate. Torno anche al discorso, ad esempio, del campo del Ponte Vomano, no? Si dice che anche il terreno di gioco può essere un'arma a favore della squadra che gioca in casa, in questo caso diventa un'arma a doppio taglio, perché appunto una squadra che comunque ha della qualità, e anche in questo caso all'Aquila lo sappiamo bene, perché il Ponte Vomano venne a vincere all'Aquila con Piccioni, che non fece una partita difensiva.
ma tutt'altro. Tra l'altro il Ponte Romano andò sotto, poi riuscì a ribaltarla, quindi dimostra proprio un'attitudine offensiva e alla creazione di gioco. Ecco, lì invece deve mediare sul rettangolo verde del Ruggeri con un diverso tipo di atteggiamento. Tutto questo per dire cosa? Che davvero fino al primo di maggio tutte le squadre lotteranno per un obiettivo. Certo, a vedere la classifica, l'Avezzano lì davanti continua a macinare punti, continua a risolvere le partite, ad avere, diciamo, quel guizzo in più rispetto alle altre, però anche, diciamo, i biancoverdi devono continuare su questa strada, altrimenti c'è già lì il Giulianova che comunque ha 4 punti, ha dimostrato di poter fare risultati importanti. È un campionato che si dimostra uno dei più competitivi per quello che riguarda la quinta serie nazionale a livello regionale. Allora, questi sono i risultati di domenica scorsa. Vado da Adolfo, che è attento osservatore appunto di questa categoria. Allora, mister Cichella, c'è un risultato che ti ha sorpreso domenica? Insomma, qualcuno tra virgolette ha fatto la voce grossa, ovviamente parlo del Delfino Curi Pescara. Il Casalbordino ha perso ad Avezzano, ma con un calcio di rigore negli ultimi minuti. Adolfo, che giornata è stata secondo te? Adolfo? Forse Adolfo non mi sente. Allora vado invece a chiedere questo a Fabio Iodice. Fabio, mi senti? Sì, ti sento. Non ti sento. Perfetto. Allora, noi sentiamo Adolfo, ma Adolfo non sente noi. Allora, Fabio, vengo da te, insomma, un'analisi su questa giornata passata e ovviamente, se puoi, analizzami anche la tua gara. Ma per quanto riguarda la mia gara, è stata una partita con lo Spoltore, una partita difficile, perché lo Spoltore è una buona squadra, qualità in mezzo al campo. Quindi è stata una bella partita difficile con due squadre che volevamo vincere tutte e due. Quindi poi alla fine, secondo me, abbiamo meritato il risultato, però lo Spoltore ci ha dato filo da torcere fino alla fine. Per quanto riguarda la giornata, sì, è vero, c'è stata la vittoria dell'Avezzano a Casalbordino che è all'ultima giornata, ma come abbiamo detto prima, Casalbordino è una squadra rifondata, quindi sicuramente darà filo da torcere a tutti fino alla fine, quindi... È stata una giornata, diciamo, parecchi scontri diretti, sì, che comunque pure domenica prossima ci saranno, quindi questa sarà una settimana fondamentale, secondo me, con il turno frasettimanale, sarà una settimana comunque fondamentale perché ci stanno parecchi scontri diretti. Voi come state, Fabio, sotto l'aspetto degli indisponibili? Ovviamente siamo a poche ore dallo scontro, la giornata numero 24, tutti abili e arruolati? Oh, abbiamo qualche problemino con qualche ragazzo, soprattutto fuori quota, però credo che recuperiamo quasi tutti, non so se recuperiamo tutti, ma qualche problemino ancora ce l'abbiamo, però diciamo che adesso la rosa è abbastanza completa per fare bene. Che partita sarà secondo te, Fabio? Perché dall'altra parte l'abbiamo detto, no? Un Cupello che inizialmente ha fatto benissimo, poi forse adesso occupa la classifica giusta per i valori, insomma, generali delle formazioni, ma questa è una squadra che non molla mai su ogni campo, credo. Ma però deve essere la partita della svolta per voi, per andare definitivamente fuori da questa griglia. Sicuramente sì, questa è una partita che per noi dirà tanto, perché vincendo questa partita... secondo me guadagniamo qualche altra posizione, però è chiaro che Cupello non è una partita facile, perché loro è una squadra che comunque giocano da parecchio tempo insieme, l'allenatore lo conosco bene, è uno che prepara bene le partite, quindi sarà una partita difficile. Loro è una squadra rognosa, quindi sicuramente per vincere la partita dobbiamo sudare, però è chiaro che ce la giochiamo, perché siamo pronti per giocarcela. Noi sappiamo che il percorso nostro è questo, ogni domenica dobbiamo dare il massimo e cercare di fare più punti possibili.
Fabio, ti chiedo lì davanti, non dietro, ma lì davanti, secondo te la classifica rispecchia i reali valori che si erano preventivati a inizio stagione? Oppure secondo te, e credo forse il Giulianova, c'è una sorpresa che ha sconvolto in positivo un po' tutti? Sì, sicuramente Giulianova non è partita per vincere il campionato, per fare questo tipo di campionato, almeno all'inizio sembrava questo. Sicuramente l'Aquila, a mio avviso, è rimasta un po' indietro, anche se adesso sta cercando di recuperare, però per il valore, per la rosa, secondo me poteva fare di più. Per quanto riguarda l'Avezzano, credo che sia una squadra forte, sta rispecchiando il valore della rosa, perché comunque sono giocatori esperti, giocatori di categoria, che tanti li conosco perché li ho allenati, quindi so il valore di quei ragazzi sia a livello calcistico, sia a livello di persone, che sono ragazzi che danno l'anima tutte le domeniche. Quindi Avezzano non mi meraviglia, perché conosco i ragazzi e conosco il mister. Fabio, storicamente Torrese ed Alba Adriatica, che veleggiano in zone ottime, no? Navigano sempre nei pressi dei playoff, e quest'anno tra le teramane appunto si è inserita il Giulianova. Tu credi che la Torrese o l'Alba Adriatica, e ovviamente ci metto anche il Lanciano, possano creare fastidio questo caso all'Aquila e al Giulianova per un eventuale playoff, anche se, lo ripetiamo, per ora non ci sono i punti di distacco giusti per far rientrare anche la quinta in classifica? Sì, credo che tra la seconda e la quinta sia difficile, perché il Giulianova comunque non si ferma. Prima, sì, è vero che non è partita per fare questo tipo di campionato, ma poi si è rivelata una squadra forte, ha giovani importanti, quindi non credo che il Giulianova si possa fermare. Per quanto riguarda la Torrese, credo che rispetto agli altri anni è una squadra più giovane, però è una, sì, squadra forte, giovani bravi, quindi credo che la Torrese ce la possa fare, rientrare nella griglia dei playoff. Senza nulla togliere ai ragazzi della Torrese, però evidentemente passano gli anni, si acquisisce esperienza, anche un mister giovane come Remigio Cristofari ha messo nel bagaglio tante cose buone, quindi complimenti a lui, perché davvero la società ha rivoluzionato un po' il proprio parco giocatori, abbassando di tanto l'età media, e i risultati però sono sempre quelli, sono sempre davvero positivi. Adolfo, tu che pensi invece? Credi che lì davanti ci sia ancora il tempo per cambiare le sorti del campionato, o credi che ormai l'Avezzano abbia campo libero dopo soprattutto lo stop del Giulianova di domenica scorsa, che ha un po' annullato, ecco, il colpaccio del Fadini? Ma davanti, io penso che davanti l'Avezzano abbia un margine. Non, ma perché è più forte, Adolfo? Per un fatto di esperienza, per un fatto di compattezza, per un fatto di allenatore? Tra l'altro non se ne è mai parlato, ma chi ha Marco Donatangelo in campo spesso e volentieri vince il campionato, perché è successo 3 anni fa col Castelnuovo, è successo l'anno scorso col Chieti, e sta per accadere, gli scongiuri ovviamente in Marsica per quello che sto dicendo, sta per accadere con l'Avezzano. Se ne parla poco dei centrocampisti e dei difensori, spesso si chiacchiera sempre sugli attaccanti, però questo ragazzo, insomma, se ce l'ha in rosa, spesso e volentieri ti porta ad alzare qualche trofeo. Ma sicuramente il ragazzo questi ultimi anni ha vinto i campionati, quindi è un valore importante, al di là della cabala, che potrebbe essere un segnale. Ma guarda, per quanto riguarda l'Avezzano, io penso che, come ti dicevo, secondo me ha avuto più continuità nel tempo. All'inizio ha cambiato poco, la squadra era ben definita sia inizialmente che durante. Il Giulianova è stata una sorpresa. Io credo c'è da fare una considerazione. Io domenica l'ho visti, tra l'altro, ho sempre avuto la sensazione che il campo del Castrum potesse avvantaggiarli per il tipo di squadra.
è stata una sorpresa, non so da qui alla fine se riuscirà a tenere il ritmo importante per raggiungere la vetta. Sicuramente l'ambiente è un ambiente di categoria che spinge tanto, ma di conseguenza potrebbe essere anche un boomerang, Adolfo. Com'è? Dico un boomerang, la pressione, certo, no, di dover vincere, non dico per forza, però. La squadra è giovane, non, la pressione è importante. Ho visto anche domenica c'era un tifo non di queste categorie, di categorie superiori. Per quanto riguarda l'Aquila ha avuto troppi problemi, voglio dire. In questo campionato sono state troppe situazioni negative. Io non sono molto convinto che il cambio di, a parte gli allenatori, ma il cambio di tanti giocatori possano portare delle cose positive. Rivoluzionare la squadra sempre durante l'anno, io dal mio punto di vista non credo che sia la soluzione migliore, perché adattarsi al campionato di eccellenza non è facile. Quando prendi dei calciatori anche di livello superiore, adattarsi immediatamente al nostro campionato non è semplicissimo, perché, come ti ripeto, come ho detto inizialmente, questo credo che sia un campionato importante sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che agonistico. La classifica lo dimostra, perché i valori A proposito di quello che stai dicendo sul cambio dei giocatori e degli allenatori, Barberio domenica era presente nella puntata domenicale di Sottoporta, parlo del presidente dell'Aquila, e a lui ho fatto proprio questa domanda e mi interessa conoscere i pareri vostri. L'Aquila ha cambiato, ha avuto da quest'anno 3 allenatori, eppure una squadra che nel peggiore dei casi era quarta in classifica ed è arrivata vincendo in finale di Coppa Italia. È un po' strana questa situazione, no? Insomma, 3 allenatori, 3 cambi, diciamo, anzi 2 cambi, perché giustamente Giampaolo era partito dall'inizio, eppure è una squadra che ha ancora margini, no? Anche se l'Avezzano corre. Faccio questa considerazione, Adolfo Cichella, con te, e poi giro l'osservazione fatta anche agli altri. Guarda, io credo che l'Aquila, cioè, al di là di tutto, ha 30, no, mi sa che non so quanti calciatori ha, ma non so nella rosa, ma ne sono talmente tanti. E ne sono passati diversi anche. Ecco. E sono ragazzi di qualità, comunque sia, voglio dire, un budget importante per la categoria, che secondo me prima o poi si poteva ottenere un risultato importante. Dopo l'organizzazione fa sempre la differenza. La confusione, dal mio punto di vista, non è che porti tanto, gli obiettivi vanno raggiunti nel tempo, non è, purtroppo immediatamente i campionati non si vincono alla 15ª giornata, 8 ottobre o novembre, i campionati purtroppo come sappiamo si vincono a febbraio, a marzo, aprile, l'ultima giornata mi sembra che il campionato di eccellenza sia il 1° maggio, quindi il campionato il 1° maggio deciderà chi sarà stato il vincitore, quindi bisogna avere parsimonia, pazienza e lavorare nella maniera giusta per ottenere risultati, perché purtroppo nel calcio la fretta non ha fatto mai bene, quindi a volte il pragmatismo per alcune società secondo me sarebbe la soluzione migliore, perché una città come l'Aquila, voglio dire, credo che se non avesse magari avuto qualche problemino a livello di chiarezza, probabilmente qualche punto in più secondo me lo potrebbe avere. Non Fabio, è una critica, vengo... ma una considerazione. No, assolutamente. Fabio, vengo da te appunto per analizzare questa situazione, no? Poi voglio far chiudere ad Angelo, che ovviamente conosce il territorio, conosce la squadra e conosce la piazza. Insomma, abbiamo detto dall'inizio ad oggi 3 allenatori, eppure questa squadra ha vinto la Coppa e quando è andata male in classifica si è trovata in quarta posizione. Tu come la vedi? Come la vedo? Sicuramente quello che dice il mister è giusto, purtroppo i risultati. A volte le società pensano che dopo 5 giornate, 10 giornate già... Guarda Fabio, già... siccome so che sei sincerissimo e trasparente quando dai determinate risposte, la domanda te la faccio diretta, non sarà quella più facile per poter rispondere, però te la faccio. Cosa vuol dire questo? Che la piazza ha inciso troppo sulle scelte societarie, una piazza così importante? Ti dico di sì, perché l'Aquila c'è pressione, all'esterno c'è tanta pressione nei confronti della squadra, del mister, quindi questo secondo me alla lunga può dire questo, nel senso che
che a volte perdi una partita o pareggi una partita, è chiaro che l'Aquila non è nulla togliere a Delfino Flacco, un'altra società, assolutamente, ma nulla togliere, perché sono piazze diverse, perché Delfino Flacco sta facendo benissimo, però l'Aquila purtroppo ogni partita devi vincere, e quindi quando c'è il momento che casomai c'è un pareggio, una sconfitta, la piazza si fa sentire e la pressione porta che comunque mettiamoci che all'Aquila ci sono, sì è vero che è una grossa squadra, giocatori casomai esperti, ma ci sono pure giocatori ragazzetti del 2002-2003 che casomai sì, la pressione non la reggono. È chiaro che l'Aquila purtroppo è così, la domenica... Però Fabio, è una piazza che stimola, no? Nel senso, appunto perché c'è pressione, voglio dire, oneri e onori, perché poi abbiamo visto che quando i risultati arrivano, non dico che sia idolatrato il giocatore di turno, però insomma fa sicuramente a livello di immagine la differenza questo tipo di campionato. È allenabile come squadra, te lo dico, allenabile nel senso appunto per questo tipo di pressione? Sicuramente sì, e a chi è che non piacerebbe andare a allenare l'Aquila o a giocare l'Aquila? È chiaro che all'Aquila ti senti giocatore, ti senti allenatore, perché comunque la domenica giochi in uno stadio che secondo me a queste categorie non c'entra niente, la società comunque è organizzata, quindi... sicuramente stiamo parlando di una società che non merita questo campionato, sicuramente merita campionati diversi, però è pur vero che la domenica purtroppo la pressione si sente allo stadio. Io sono capitato a vedere la partita, qualche partita, oppure quando abbiamo giocato contro, e se dopo 20 minuti, mezz'ora la partita non la sblocchi, cominciano i primi mugugni, si sente la pressione. Purtroppo ci sono dei ragazzi, dei giocatori che chi reagisce in un modo e chi reagisce diversamente. Fabio, la tua storia dice soprattutto negli anni scorsi, quando insomma un po' per sfortuna, un po' per bravura degli altri, sei stato sempre sulla panchina di squadre o di una squadra in particolare che era lì per salire in quarta serie, ma senza nulla togliere al Penne ovviamente, sì. Ma c'è stato in questo periodo una squadra che ti ha cercato, che avesse proprio la volontà, l'ambizione e la forza soprattutto, non solo economica, di conquistare la categoria? Guarda, noi ti dico la verità, noi quando sono arrivato a Penne 3 anni fa, a Penne c'era un progetto sì, forte. Forte, poi e andava purtroppo anche a coincidere col centenario, no? Col centenario, della sì, infatti esatto, io sono arrivato l'anno del centenario e la società aveva programmato qualcosa di importante, poi è chiaro che è successo quello che è successo con la pandemia e poi i programmi si sono un po' rallentati, però credo che Penne sia una piazza che sicuramente negli anni dopo farà campionati importanti, perché comunque è una società solida, una società ambiziosa, quindi è una piazza importante. E ora avete anche un campo decente, no? Rispetto agli ultimi sì, anni, quando davvero, un po' per quello che è successo a livello extracalcistico, quel terreno di gioco è stato un po' martoriato da altre situazioni. Ora su questo sintetico di nuova generazione è tutto un altro mondo. Ecco. Sì, sicuramente lo stadio fa tanto, perché comunque... fino all'anno scorso, 2 anni fa, come hai detto bene tu, lo stadio diciamo nuovo, che tra virgolette è quello nuovo, sì, ha avuto un po' dei problemi perché ci sono state altre situazioni, quindi non era facile giocare su quel campo, non era tanti problemi, però adesso con lo stadio nuovo la società si sta organizzando e ne sono convinto che negli anni successivi il Penne farà campionati importanti. Torno dal direttore sportivo Gianluca Senese. Gianluca, insomma, domani c'è l'ostacolo capistrello, però bisogna ritornare alla vittoria, anche se spesso e volentieri nelle dichiarazioni di mister Borrelli c'è stata sempre una grande tranquillità nell'analizzare la partita e soprattutto, almeno davanti ai nostri microfoni,
non c'è stata mai quella disperazione, ecco, appunto, di dover risalire per forza una classifica che ad oggi non è positiva, ma c'è tempo, mancano 11 giornate alla fine, se non erro, quindi. Sì, domani ci aspetta una grande battaglia a Capistrello, che sappiamo tutti il campo di Capistrello è un campo ostico e ce la metteremo tutta per fare il risultato. Poi altre partite, abbiamo un po' di scontri diretti in casa e cercheremo di fare del meglio. Ci sono tutti domani, Gianluca, o qualche infortunio dell'ultima ora? Insomma, tutti pronti per questa battaglia, come la chiami tu? Sì, domani siamo al completo. Benissimo, quindi buone notizie per mister Borrelli. E ultimamente di buone notizie ce l'abbiamo poche. Fortunatamente siamo al completo e ci andiamo a giocare la partita. Ok Gianluca, grazie, io ti ringrazio per la tua presenza, ovviamente col passare delle settimane tornerò a telefonarti, ecco, per farti partecipare alla nostra trasmissione. In bocca al lupo per domani, in quel di Capistrello ci sarà appunto l'incontro tra il Capistrello e il Bagigalupo Vasto Marina. Grazie Gianluca, buona serata a te e ci aggiorniamo con il passare delle settimane. Grazie a voi e buonasera a tutti. Ciao Gianluca, un saluto al direttore sportivo della Bagigalupo Vasto Marina Gianluca Senese, ovviamente un saluto anche a Daniele Berardi, giornalista del centro che per motivi di lavoro è dovuto scappare, l'abbiamo sentito in apertura di trasmissione, e a Giulio Ettore che ci ha parlato di questo memorial Emilio Della Penna che si svolgerà a Giulianova dal 15 al 18 aprile. Torno da Angelo Liberatore perché con lui, non l'ho dimenticato, voglio analizzare, no, questa situazione aquilana particolare. Angelo, l'abbiamo detto e ridetto, una squadra che bene o male ha sempre veleggiato nelle zone alte, però sulla panchina rossoblu per ora sono arrivati ben tre allenatori. Sì, Luciano, Lorenzo, pensavo ai nostri colleghi. Sì. Diciamo che con Giampaolo l'andamento era stato un po' ondivago, forse è stato quello che alla fine ha fatto propendere la dirigenza per un cambio che poi si è concretizzato comunque nelle dimissioni dell'allenatore. Credo che anche lo stesso Giampaolo si fosse reso conto di non avere più in pugno le redini della squadra, tant'è vero che si sono concretizzate dopo A proposito di questa tua dichiarazione, ma secondo te si è reso conto di non avere in mano le redini della squadra, e questa è una provocazione, o della piazza? Di solito le due cose possono anche andare di pari passo, perché se la squadra non rende è normale che poi, è stato detto, la piazza rumoreggia, l'Aquila è molto umorale nel seguire le sorti della squadra, e quindi diciamo che se non si rende in campo poi diventa anche difficile risalire la china. È come la metafora della palla sul piano inclinato: più le cose cominciano ad andare male, più poi diventa difficile uscire da una situazione comunque anche di pressione. De Feudis era arrivato e si era presentato come una persona che aveva molta voglia di fare, di continuare anche il suo percorso di crescita, così lo aveva presentato il DS Cicchi. Bene stava facendo, poi sono arrivate queste dimissioni per motivi personali che sono state davvero un fulmine a ciel sereno, perché nessuno se le aspettava, anche perché erano arrivate, Lorenzo, dopo quella che era stata forse la miglior prestazione della squadra, la rimonta in semifinale di ritorno di Coppa Italia, il 4-0 con l'Angolana. E lì poi c'è stata la necessità appunto di trovare un profilo subito pronto che avesse voglia di mettersi in gioco e di metterci la faccia, come poi ha detto anche ad altri organi di informazione mister Sergio Loré, che si è presentato a sua volta con un atteggiamento improntato alla concretezza, all'estrema concretezza, alla voglia di fare poche parole, pochi fronzoli. Te ne sarai reso conto anche tu intervistandolo appena dopo la finale di Coppa Italia. Sì.
con il San Buceto, ma quello, diciamo, è il suo modo di essere, il suo modo di pensare. Lore è uno che vive davvero a pane e pallone, pensa calcio 24 ore su 24. Credo sia entrato nel modo giusto nella testa dei giocatori, anche credo ponendo dei paletti, dicendo: signori, sì, siamo all'Aquila, però dobbiamo conquistarci quello che vogliamo fare. Una, vogliamo sorta di una sorta di sergente di ferro, no? Che forse era quello che la società voleva, no? Ok, tutti sullo stesso piano. Una dichiarazione forte è stata anche quella a riguardo delle cosiddette prime donne o qualcosa del genere. Sì, adesso nessuno viene qui a fare la prima donna, esatto. Diciamo, non è stato anche un po' più colorito, però diciamo il messaggio è arrivato forte e chiaro. E oltretutto, tornando poi alla differenza tra l'Aquila di adesso e quella di inizio stagione, quello che forse all'Aquila è davvero mancato all'inizio è stato un centravanti capace di garantire tanti gol. Stavo vedendo un po' di statistiche ora, ad esempio Sciba e Saurino, che sono arrivati nel mercato di riparazione, hanno avuto un grandissimo impatto. Lo stesso Saurino ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite e ha avuto il merito soprattutto di cominciare a guidare la rimonta con la Torrese e poi sbloccare una partita, quella con la Bacigalupo Vasto Marina, che lo stesso Lore ha detto nel primo tempo non si era messa bene per un problema di atteggiamento. Forse è questo quello che è cambiato. L'Aquila prima si scioglieva, si disuniva alle prime difficoltà, stavolta invece nelle difficoltà magari trova quella benzina ulteriore per arrivare al risultato pieno, e questo credo sia proprio merito anche dell'impostazione data da Lore. Esatto, assolutamente. Spesso e volentieri, insomma, gli allenatori devono far rispecchiare il proprio carattere. Ma lui lo ha detto, Lorenzo, ora non c'è niente da inventare, non bisogna fare i fenomeni, bisogna lavorare col materiale che c'è, ce n'è tanto. Tra l'altro, a proposito di giocatori, è arrivato anche Luca Di Matteo all'Aquila, che adesso bisognerà vedere la sua tenuta, fisica, atletica. Fermo da qualche tempo, ma sul nome e sul cognome non si discute. Esatto. Sulla storia di questo ragazzo. La sfortuna di Matteo Bedin è stata quella che era tornato ad essere il calciatore ammirato anche in altre piazze dopo un inizio anche qui all'Aquila abbastanza difficile, però diciamo il calcio è fatto anche di questi scivoloni, di questi infortuni. Speriamo che Bedin, diciamo, possa tornare ad essere parte del progetto L'Aquila magari nella prossima stagione. E domani arriva una squadra che comunque non è da sottovalutare assolutamente. Ha vinto 6-1 l'ultima partita. Bonati suoi li fa giocare con grinta, velocità, sono giovani, sono appunto in quella fascia di classifica dove non si può stare completamente tranquilli, ma si può aspirare a dire: agganciamoci al treno delle prime della classe per fregiarci comunque di un risultato di prestigio. Non dimentichiamoci che l'anno scorso comunque il Delfino, che era un po' diverso dal Delfino di oggi, è stata una delle compagini che erano state la sorpresa dell'eccellenza abruzzese. Sì, sul campo prima in classifica, Esatto. Domani credo possa essere un po' più difficile per gli uomini di Bonati, ma per un fatto molto semplice: il campo dell'Aquila per tipologia, per dimensione, si adatta molto a quella che è ormai la tattica dei rossoblù, quindi cercare Di Ruocco sull'esterno, che è l'uomo che ti può dare la profondità, può andare a saltare l'uomo, o anche Massetti, che anche lui, arrivato a stagione in corso, si sta dimostrando un'ottima arma sia per le superiorità sia con il tiro da fuori, con il quale ad esempio ha risolto la finale con il San Buceto. Però appunto si parte 0-0, sono 90 minuti, poi un episodio può cambiare tutto, e lì poi eventualmente bisogna vedere qual è la reazione di una delle due squadre in campo. Insomma, è una partita che sarà divertente da vedere, da seguire, da commentare e anche da sintetizzare poi per farla rivivere ai nostri telespettatori. E ci sarai tu, Angelo, se non erro, vero? Sì. Proprio per noi a seguire questo. Assolutamente. Torno da Mister Iodice. Fabio, secondo te domani chi ha la partita più delicata? Davvero quella che sa di bivio, escludendo ovviamente il tuo di match, quello contro il Cupello, e ti faccio vedere la schermata, così hai di fronte proprio gli incroci della giornata numero 24. Ma ci stanno, come ho detto prima, ci stanno parecchi scontri diretti.
Però chi è, chi è che si gioca il campionato, Fabio? Anche se davvero siamo lontanissimi dalla linea del traguardo. Ma sicuramente Pontiomana, Casalbordino, Angolana, Casalbordino Angolana, ecco, per il Casalbordino potrebbe essere il dentro fuori. Sì, per Casalbordino Angolana è una partita importante più per il Casalbordino, perché perdendo la partita chiaramente si allontana ancora di più. Per quanto riguarda la parte alta, credo che Pontiomana-Avezzano sia una partita fondamentale per l'Avezzano, perché Pontiomana è un campo ostico, ma non per il campo, proprio per la squadra, perché come abbiamo detto prima, Pontiomana secondo me è una squadra forte, poi al di là del campo che sicuramente creerà problemi, ma per tutte e due le squadre, non solo per l'Avezzano, ma credo pure per Pontiomana, perché ha giocatori di qualità e sicuramente complica anche per loro, però credo che Pontiomana-Avezzano, per quanto riguarda l'Avezzano, sia una partita fondamentale. Vado da Adolfo Cichella, perché nella giornata di domani, Adolfo, c'è anche Lanciano-Alba Adriatica, che sono quasi appaiate in classifica, e anche questa, insomma, credo sia una gara da attenzionare, come tante altre, ovviamente. Però ecco, questa potrebbe essere la gara della svolta per una delle due, considerando anche che mister Pasculli vorrà brindare alla prima vittoria in questo campionato. Ma sicuramente sarà una partita importante come tutte quante, ma credo che sia un turno interlocutorio. Dal mio punto di vista credo che ci abbia ragione il mister, forse quella un po' più decisiva penso potrebbe essere giusto il Casalbordino contro l'Angolana. Voglio dire, anche l'Avezzano che va a giocare a Pontiomana è una partita dura, ma potrebbe essere anche interessante lo Spoltore Giulianova. Sì. Giocano un campo difficile, anche lo Spoltore, una buonissima squadra, ma credo che come tutte le partite, io penso che da qui alla fine le partite siano tutte quante equilibrate, a meno che non ci sia veramente un rush importante da parte di qualcuno, soprattutto nella parte alta. Secondo me nella parte bassa e in mezzo ci sarà ancora, saranno le giornate, non sarà semplice una giornata chiarirsi effettivamente le posizioni, bisognerà giornata dopo giornata, sarà un campionato secondo me lottato fino alla fine, soprattutto anche perché un'altra analisi, e lo chiedo a tutti e poi andiamo a chiudere, riguarda anche quello che sta accadendo in Serie D. Castelnuovo, che ha vinto la gara col Castelfidardo, si è un po' aggiustata quella classifica, ma non è ancora tranquilla, purtroppo, col Nereto che sembra non riuscire a dare la sterzata giusta a questa stagione, anche se dobbiamo dirlo, domenica la squadra di Federico Del Grosso ha pareggiato una gara assurda, perché il pari è arrivato su un fallo subito dall'estremo difensore che non è stato segnalato né dal direttore di gara né dall'assistente, e poi il punteggio è finito sul 2-2. Però ecco, diciamo che le squadre di eccellenza che devono mantenere la categoria la domenica vanno anche a guardare ciò che accade in serie D. E allora a Fabio Iodice e Adolfo Cichella chiedo, ma poi ovviamente ci metterà bocca e voglio che ce la metta Angelo Liberatore, se hanno già l'idea di quella che potrà essere la quota salvezza per questa stagione. Fabio, vado da te. Ma la quota salvezza sicuramente va in base anche alla Serie D, perché sono coinvolte Castelnuovo, e quindi sai benissimo che se Castelnuovo rischia di fare i play-out, è normale che in eccellenza pesca anche la sest'ultima, quindi è normale che poi la quota salvezza si alza. Io credo che il Castelnuovo si salvi, perché è una buona squadra, il mister è bravo, quindi credo che si salvi. Il problema, Fabio, il problema dico che sono le altre da qualche settimana, nel senso che tempo fa dissi la San Benedettese non guardatela lì sotto, perché tempo un mese e mezzo e riprende lo slancio, ma anche le altre, quindi voglio dire, forse il Castelnuovo doveva
e qui apriamo la finestra per la Serie D, forse doveva mettere punti e fieno in cascina nelle settimane precedenti, non ritrovarsi a questo punto della stagione in quella zona della classifica. Sì, ma hai detto bene, ma so che comunque ha avuto parecchi problemi, sì, parecchi infortuni, quindi purtroppo lo sappiamo che quanto io ne so qualcosa, quindi quando ci stanno tutti questi infortuni non è facile fare punti. Però credo che il Castelnuovo, adesso che sta recuperando un po' tutti, si possa tirare fuori. Però hai detto bene, il San è importante, ha fatto un mercato importante, quindi sicuramente si tirerà fuori. Ma lo stesso Fano, che ancora adesso, proprio mi sembra l'altro giorno, ha fatto qualche altro acquisto. Quindi sì, è normale che è difficile. Però io credo che il Castelnuovo ce la possa fare, quindi spero per loro, per noi in Eccellenza, che abbiamo sarebbe una cosa, come voglio dire, per noi, per l'Eccellenza sarebbe buono il Castelnuovo si salva, perché sennò sì, veramente 5 recessioni sono tante. Con quella di domani 11 giornate, quindi Adolfo 33 punti a disposizione, questa è la classifica, secondo te con 43-44 punti si sta tranquilli? 43-44 punti penso di sì, perché come ti dico, secondo me se io... poi bisogna vedere anche gli incroci perché questo è il montepremi quota 33, però poi bisogna vedere gli incroci potrebbero bastare anche 40-41 punti, ecco. Ma siccome sicuramente gli incroci saranno tanti, perché la classifica è corta, quindi di conseguenza ci avrai sicuramente uno scontro diretto. Io penso comunque, tornando anche al discorso del Castelnuovo, mi riferisco agli Iodici, ma vedo che tante squadre anche in Serie D, vedo anche il Monte Giorgio che sta facendo bene, sì, due settimane fa contro la Recanatese sta tornando su, quindi anche lì è abbastanza complicato, il Castelnuovo deve stare attenta. E per quanto riguarda l'Eccellenza, io sono convinto che se mi trovassi in una situazione del genere quest'anno, anche a metà classifica, oppure avessi allenato l'Alba Adriatica o lo stesso Lanciano, sarei con gli occhi aperti, perché sono troppo pochi punti e gli scontri diretti ci sono di conseguenza, quindi ogni domenica quello che posso raccogliere porto a casa. Questo è da mister esperto, diciamo, se possiamo fare una sintesi, quando non puoi vincere è meglio non perdere, no? Non, quindi sicuramente. E andarsi a prendere qualche punticino, no? Lorenzo, qualcuno, io credo più, che... qualcuno, non voglio dire più bravo, qualcuno più famoso di voi la settimana scorsa disse: questo è un punticino che può fare la differenza, e parlo di Massimiliano Allegri. Poi ore è risultata vera questa sua dichiarazione, perché le altre si sono fermate tutte. Ma io credo che per quanto riguarda la lotta alla salvezza, credo che non sia tranquillo neanche chi sta a 34 punti, perché, mi fai quello che diceva Adolfo. Stanno tanti scontri diretti, quindi 34 punti, sì, è vero, al momento stai tranquillo, ma non starei troppo tranquillo. Manca davvero perché mancano tante partite e poi succede di tutto. Il calcio ti cambia tutto con la partita, con episodio ti cambia la stagione. Allora, tutti giocheranno, mister, dico tutti fino alla fine giocheranno le partite per portare 3 punti a casa. Parlavo di incroci perché una squadra coinvolta nella zona play-out potrebbe andare ad incrociarsi con una squadra non coinvolta né per la risalita né per la griglia, appunto, riguardante le retrocessioni, e a quel punto ovviamente l'aspetto mentale può fare la differenza. Ecco perché parlavo di incroci, soprattutto per questo. Però per quello che sta accadendo in testa, per quello che accade nei playoff e soprattutto in generale per la classifica così corta, come diceva Cichella, tutti dovranno mostrare il meglio, altrimenti essere risucchiati nella parte bassa ci vuole un attimo, questo credo che sia fondamentale. Tu, Angelo, che pensi sotto questo punto di vista?
Assolutamente, Lorenzo, l'abbiamo già detto prima, dai 35 del Lanciano fino ai 27-28 di Penne, Pontevomano, Angolana, ci vuole davvero poco a vedersi, diciamo, risucchiati nelle sabbie mobili della bassa classifica. Quindi serve la massima attenzione e appunto, come diceva il mister, serve riuscire a tirare fuori il meglio da ogni partita che si gioca. Anche un punto alla fine può fare la differenza, e è verissimo che alla fine i conti si dovranno fare per quello che riguarda la permanenza in categoria, anche con quello che accadrà in Serie D. Io credo, se non vado errato, che il Castelnuovo abbia tra l'altro ancora forse una gara da recuperare, quindi Sì. Il potenziali altri 3 punti in classifica. Ecco, lì forse potrebbe 7 marzo, essere. se non erro, il 7 marzo, se non erro, dovrebbe esserci un altro recupero per un Castelnuovo bersagliato dal Covid Esatto. direttamente, ma anche indirettamente, perché in quelle giornate da recuperare avrebbe dovuto incontrare le squadre che poi purtroppo sono risultate all'interno della propria rosa positive al Sì. Covid. Io credo che lì possa essere già un momento importante, perché? Perché con 3 punti in più in classifica, naturalmente tornerebbero ancora più a respirare gli uomini di Fabio, e di conseguenza, diciamo, sguardo interessato sarebbe anche quello delle nostre compagini di eccellenza. Quota salvezza, sì, 43-44, io mi baso più che altro sullo scalino che ad oggi c'è tra Sì, Lanciano e le esatto. battistrada. Lì potrebbe essere appunto la differenza fondamentale. Per il resto, lo abbiamo detto, non credo ci saranno squadre che si tireranno indietro anche non avendo più obiettivi nella parte finale di stagione, perché alla fine anche solo guadagnare una posizione fa prestigio, fa dire è stata una stagione ancora più positiva, ancora più sopra le attese, e quindi al 1° di maggio si tirerà ogni somma. Per il resto, ogni domenica sarà battaglia sportiva su ogni campo. Allora, io avrei dovuto chiudere circa 10 minuti fa, però sto vedendo che siete comodi, vi tengo altri 2 minuti. Anzi, un'ultima domanda, poi veramente vi lascio andare perché si fa tardi e domani altrimenti saranno i vostri giocatori, e parlo di Fabio Iodice, a richiamare, no, sull'orario il proprio mister. Fabio, a te chiedo se c'è una partita quest'anno che vorresti rigiocare assolutamente. Perché non so, è accaduto qualcosa di inspiegabile, e ci metto anche l'arbitraggio o un tuo errore, ovviamente. E se secondo te, e questa seconda domanda la giro anche ad Angelo e ad Adolfo, se per l'Aquila è più conveniente gestire le forze per un'eventuale rincorsa in Serie D sulla via che porta alla Coppa o su quella dei playoff o continuare a lottare per la testa della classifica. Vai Fabio. Guarda, per quanto riguarda, non direi proprio una partita, più che altro il periodo iniziale, quando abbiamo iniziato a Penne, sicuramente qualche errore l'ho fatto pure io. Là vorrei ritornare indietro Ma e. tattico mister o di scelte? Cioè di scelte tattiche o di scelte, diciamo così, di persone utilizzate, ecco, di giocatori No, utilizzati. più scelte tattiche, diciamo, perché gli uomini, secondo me, noi all'inizio abbiamo fatto un buon mercato. Diciamo che dovevi fare un altro tipo di ricetta in base agli ingredienti che avevi in Sì, frigorifero. Ecco. perché noi il mercato non è stato, noi abbiamo fatto un buon mercato all'inizio, poi abbiamo avuto, ecco, come ho detto prima, abbiamo avuto parecchi infortuni e là, secondo me, qualcosina dovevo cambiare io. Questo è l'un rammarico, credo che sia, non mi riferisco a una partita. Sì. Sì, Riesco un un po' più periodo. al periodo, non più al Sull'Aquila periodo. invece, Fabio, sull'Aquila, tu cosa faresti, insomma, ecco. Ma no, non ripetimi la domanda perché non me la ricordo. No, all'Aquila converrebbe più centellinare le forze pensando a tutto il campionato oppure sfruttare, diciamo così, dare un'occhiata al percorso Coppa Italia a livello nazionale e poi in futuro alla griglia playoff anche qui, prima a carattere regionale e poi nazionale. Ma guarda Lorenzo, Classifica alla mano, ovviamente, ecco. secondo me l'Aquila deve dare un'occhiata a tutte e due le competizioni perché ha la forza per farlo. Perché allora, la Coppa Italia, se non sbaglio, si parte dagli ottavi di finale.
Allora, l'Aquila che giocherà contro il Città di Isernia ed è una sorta di novità, nel senso che il Città di Isernia, disputando la finale con una squadra di promozione, va di diritto alla griglia. Esatto. E poi ci saranno i vari incroci interregionali, ma lì insomma credo si parli del mese di aprile all'incirca. Però il primo turno è col Città di Isernia, squadra Molisana. Sì, ma là poi dagli ottavi stanno i quarti, andate in ritorno, semifinale, quindi invece i playoff nazionali, una volta superati quelli regionali, che comunque è difficile, sì, ci sono semifinale e finale, quindi secondo me deve dare un'occhiata a tutte e due, non può decidere di scegliere, anche perché la rosa glielo permette di competere con tutte e due le competizioni, quindi secondo me io sono d'accordo con te, perché anche per storia e per investimenti fatti la società oltre alla piazza pretenderanno una sorta di impegno totale nei confronti delle varie competizioni. Stessa domanda la faccio ad Adolfo, insomma, lui cosa farebbe? Ma guarda, l'Aquila ha tutte le carte in regola per vincere tutte le partite, sia il campionato le può giocare tutte, le può cercare di vincerle tutte quante. Nello stesso tempo la Coppa Italia deve puntare anche ad ottenere una promozione, se non è possibile diretta nel campionato. Per esperienza bisogna stare attenti, perché in Coppa Italia ci si incontra delle squadre strada facendo molto molto forti, questo sono sicuro. Io di conseguenza, come diceva il mister Iodice, mi concentrerei su tutte le partite, perché le potenzialità per vincerle tutte ci sono. Poi inconsciamente però succede che nel momento in cui devi andare a fare uno scontro ad eliminazione diretta, chiamiamola così, con una squadra importante che potrebbe pregiudicare il percorso, il calciatore leggermente affaticato, il calciatore che casomai viene da un infortunio, ecco, a quel punto credo che un'occhiata a quella che la rosa debba essere data, Fabio, no? Ma lo chiedo anche ad Angelo, perché poi ovviamente sì, si rischia su tutto, ci si gioca tutto, però poi ecco, l'occhiata al turno successivo nella Coppa o nei playoff lo devi dare. Sì, quello sicuramente, poi è normale che va gestita bene, però è chiaro che poi uno sguardo, ma pure nelle partite, si fa anche in campionato, ecco. In campionato, sì, la gestione sicuramente va curata bene, però come ho detto prima, l'Aquila ha una rosa importante, quindi può competere con tutte e due, perché comunque chi gioca, secondo me, è all'altezza per fare bene, per vincere tutte le partite, quindi c'è una rosa importante l'Aquila, quindi deve secondo me giocare per tutte e due le competizioni, perché ha la forza per farlo. Angelo, ne approfitto perché insomma questo maledetto vizio, chiamiamolo così, di seguire l'eccellenza, ero ragazzino quasi, anche se i capelli forse ingannano i telespettatori, però ogni tanto vedevo un giocatore che stupidamente, tra virgolette, si faceva ammonire, non capivo il motivo. Poi quelli più bravi di me, quelli più esperti, mi dicevano: ma guarda che domenica devono giocare con l'ultimo in classifica, era in diffida, ed ecco perché si sono fatti ammonire. Sono calcoli che si fanno, che forse sportivamente non sono bei discorsi da fare, però è così. Ecco, tu cosa ne pensi? Ecco, secondo te l'Aquila pretende, come società e come piazza, un percorso completo, sia in campionato, sia nei playoff, che nella griglia di Coppa Italia, oppure arriverà un momento in cui lo re centellinerà le forze per cercare di conquistare la Serie D? Ma diciamo che l'ampiezza numerica e qualitativa della rosa dell'Aquila credo che al mister permetta di poter ruotare gli elementi senza perdere, diciamo, nulla o quasi nulla a livello di tecnica, di forza, di testa. L'Aquila, tra l'altro, per arrivare in griglia playoff di campionato, gioco forza ai punti, deve continuarli a fare. Oltretutto, ancora tutti e due gli scontri diretti con le squadre che la sopravanzano da giocare,
tra l'altro entrambi in trasferta, e sappiamo quanto il derby con l'Avezzano sia sentito da entrambe le parti. Quindi per ora credo che la strada sia quella che hanno indicato sia mister Iodice che mister Cichella, ossia bisogna dividere la concentrazione su entrambe le strade, anche perché quella del campionato, considerando ci sono ancora 33 punti potenziali disponibili, sì, è molto molto in salita, però è stato detto tante volte anche dagli stessi calciatori, ricordo dichiarazioni del capitano Scognamiglio, ma anche di Massimo Loviso, finché ci sarà, anche dello stesso presidente Barberio alla prima intervista, diciamo dopo il subentro a Stefano Marrelli, finché ci sarà anche una minima percentuale, una minima possibilità di dire possiamo ancora vincere il campionato, non deve essere consentito un calo di concentrazione. Lo stesso Lore non credo che possa, anzi che voglia ammettere per sua, diciamo, natura, ammettere cali di concentrazione su una strada rispetto che sull'altra, quindi continuerà a pensare partita per partita e, diciamo, scelta per scelta di giocatori da mettere in campo, quelli che gli garantiscono, diciamo, il maggior impatto anche rispetto dell'avversario. È normale che poi, andando avanti, si comincerà anche a parlare in caso di Coppa Italia di trasferte infrasettimanali anche da un chilometraggio molto importante, perché poi a giocare nel Lazio è un conto, vai a giocare in Sardegna è un altro conto, in Sicilia insomma diventa dispendioso, però diciamo per ora bisogna concentrarsi su un po' su tutto, a partire naturalmente dalla sfida di domani col Delfino, perché già da lì è una partita che nasconde delle insidie. All'andata, abbiamo detto, finì 1-1, la squadra di Bonati fu brava a riprenderla rimanendo attaccata alla partita, e quindi non c'è possibilità di errore da parte dell'Aquila. La piazza naturalmente spinge perché si dia massima importanza e al campionato e alla Coppa, e credo che questa sia anche la linea che la società vorrà tracciare e mantenere fino alla fine della stagione. Condivido in toto quello che hai detto. Allora, sono giorni difficili, perché poi ovviamente fuori dal mondo del calcio succede altro, però mi ha fatto piacere avervi come ospiti, perché spero di avere alleggerito un po' la serata di tanti che stanno pensando in queste ore ad altro. L'abbiamo voluta appositamente per far staccare il cervello da situazioni poco piacevoli che stanno avvenendo, mi spiace dirlo, ma a pochi chilometri da noi, davvero davvero a pochi chilometri, e credo che questo sia, e ci ho voluto inserire anche quel discorso del Memorial Emilio Della Penna, anche per dare nella sua completezza un segnale diverso, e quindi ringrazio Angelo Liberatore, ringrazio mister Adolfo Cichella e ringrazio mister Fabio Iodice per questa piacevole chiacchierata. Mi sono allungato, ma ho visto che insomma siete seduti comodamente e avete potuto allungare un po' questa nostra diretta. In bocca al lupo a tutti, per Angelo sotto l'aspetto lavorativo, ma è un lavoro quello anche di Fabio Iodice, e anche in bocca al lupo ad Adolfo Cichella, sperando possa tornare a commentare il campionato non da spettatore ma da protagonista. Adolfo, quindi andiamo. in bocca al lupo davvero, grazie davvero di cuore a tutti. Non mi rimane che ringraziare ovviamente l'emittente Rete 8 Sport che ci regala e vi regala questo spazio. L'appuntamento è per sabato prossimo. Nel frattempo, prima di quella puntata, ci sarà il turno infrasettimanale del 2 marzo, e quindi insomma chiacchiereremo un po' di più per vedere quello che accadrà domani, ma anche per quello che accadrà nel turno infrasettimanale. Ricordavo, l'appuntamento è sempre il solito, ore 22 circa, minuto più minuto meno, sulla TV dove l'eccellenza è di casa, cioè Rete 8 Sport. Buonanotte, ci vediamo sabato.